Non possiamo spremere le pietre. Dobbiamo certamente pretendere che chi le tasse le può pagare, deve pagarle. Ma dobbiamo anche stare attenti, perché c'è chi le tasse le può pagare, c'è chi le tasse non le può pagare e c'è chi non le vuole pagare. E se qualcuno non può pagare le tasse, beh, non può vedersi perseguitato dalla SERIT, che è l'agenzia, l'istituto che dalla regione siciliana viene partecipato, perché un uomo che già deve fare i conti con fantasia, con l'aridità del pane quotidiano, non si può ritrovare in 24 ore ipotecato tutto, non avendo più capacità di contrattazione con una banca o con una finanziaria. Allora lasciatemi dire che io assumo un impegno in questa regione, dove bisogna essere equi e giusti. Io credo che la SERIT, o Riscossione Sicilia come si chiama oggi, deve poter pretendere dai furbi il pagamento delle tasse e deve dare flessibilità, comprensione a chi le tasse non le può pagare subito, altrimenti non può portare il pane a casa, ma le deve pagare nel tempo, gradualmente, ma le deve pagare. E allora smettiamolo di dare la caccia ai gatti selvatici, lasciando libere branchi di iene e di sciacalli. Facciamo in modo che la regione smetta di essere debole con i forti e forte con i deboli. Vorremmo una regione normale, dove i dipendenti possano essere motivati per lavorare e per percepire lo stipendio. Abbiamo 20.000 dipendenti, 2.000 dirigenti, nessuno li ha mai interloquiti, nessuno li ha mai interpellati, nessuno li ha mai motivati, ed è chiaro poi che noi diciamo dei dipendenti regionali che sono tutti scansafatichi, sono tutti grattapanci a tradimento, sono tutti gente che si mette di traverso. Ci sarà qualcuno, certo, c'è qualcuno pigro, e lo accompagneremo, prendendolo dal colletto della camicia, lo accompagneremo alla porta, tranquillo. Questo è più che normale, ma si tratta di una minoranza, perché la stragrande maggioranza dei dipendenti regionali vuole solo essere motivata, vuole solo che qualcuno si occupi di loro, per una parola, una battuta, per sentirli e per farli sentire importanti, perché sono protagonisti di questo processo di crescita. Hanno bisogno di uscire dall'apatia, dal torpore che sembra averli contaminati. I dirigenti, ce ne sono tanti di talento, tanti preparati, tanti competenti. Perché non cominciamo a utilizzare i dirigenti invece che lasciarli viziati nell'ozio? Perché alcuni fanno carriera e altri rimangono fuori, e fanno carriera non i dirigenti che abbiano mostrato di avere un curriculum particolarmente corposo, fanno carriera i dirigenti che sono amici del Presidente della Regione, che sono suoi amici di partito, che sono portatori di voto, che sono canalizzatori di consensi. Beh no, io motiverò i dirigenti capaci, vorrò accanto a me gente competente, gente leale, gente esperta, gente corretta, gente onesta. Non mi interessa per quale partito vota il dirigente regionale, deve essere accanto a me e deve aiutarmi al raggiungimento degli obiettivi. Questo è importante, ed è quello che faremo, amiche e amici. Abbiamo bisogno di una regione che pretenda non esserci più un precario. Ne abbiamo decine di migliaia, frutto di tanti errori del passato, gente che è stata addomesticata, gente che è stata tradita, gente che è stata vilipesa, gente che è stata offesa, gente che è stata costretta per decenni a coniugare i verbi al futuro: domani ti sistemeremo, domani ti stabilizzeremo, ora c'è la legge pronta, tu vedrai che ci riusciremo, avrai il contratto a tempo indeterminato, e aspetta un altro anno, e aspetta un altro anno ancora. E hanno fatto 10, 20, 30 campagne elettorali su questa gente, su questi giovani, perché ieri, giovani ieri, che sono stati donatori di sangue fino all'anemia, e del loro sangue hanno fatto mercato nero. Basta! Mai più un precario in Sicilia, mai più un nuovo precario,
ma quelli che abbiamo non possiamo abbandonarli, dobbiamo impiegarli razionalmente e dobbiamo lasciarli lavorare. E per fare questo occorre il consenso del governo nazionale, e il governo nazionale deve concederci la deroga per poter piano piano stabilizzare i nostri precari. E lo stesso discorso per i forestali: in una regione normale non ci sarebbero i forestali nello status in cui si trovano. Che significa? 51 giorni, 101, 151, ma quando mai? I lavoratori stagionali non possono essere di serie A, di serie B e di serie C, e soprattutto questo andazzo dei forestali non mi piace. La Sicilia, la regione, è proprietaria di 220.000 ettari di terreno, non lo sapevo neanche io. Voi immaginate quanto lavoro ci sarebbe per i nostri forestali, soprattutto per produrre energia pulita, per esempio, biomassa, per esempio, energia alternativa. Beh, non mi pare che i forestali vengano impiegati in maniera utile. Progetti ripetitivi, gente stanca, nessuno li controlla. Beh, se mi consentite, se riusciremo col governo nazionale a raggiungere un'intesa, io saprei come impiegare i forestali e concorderemo assieme che tipo di rapporto dobbiamo stabilire. Ma nessuno pensi di potersi ancora aggrappare alle mammelle della vacca grassa. Mamma regione non ha più latte da dare. Mamma regione non è più nelle condizioni di poter soddisfare una politica assolutamente clientelare e non produttiva. Noi vorremmo una regione normale, nella quale chi fa l'impresa deve poterla fare senza essere costretto a lavorare 7 mesi per lo Stato in un anno e 5 mesi per la sua famiglia. Vogliamo un imprenditore che non debba essere tartassato da questo sofisticato sistema di tortura fiscale. Abbiamo un imprenditore, soprattutto i piccoli imprenditori, che deve poter lavorare, che deve poter alzare la sarcinesca con ottimismo la mattina e la sera chiuderla. La dilagante presenza dei grandi centri commerciali, soprattutto nella Sicilia orientale, ha creato effetti devastanti: occupazione precaria, contratti per 3 mesi non più rinnovabili, ma soprattutto non è utile alla nostra ortofrutta e ha costretto migliaia di piccole botteghe a calare la sarcinesca. E quando chiude una piccola bottega, quella porta, quella sarcinesca non riapre più se è un piccolo esercizio. E quando si spegne l'insegna di un bar, di un negozio nel centro storico di una città, è un pezzo di città che muore, e noi dobbiamo dire ai nostri figli che devono tornare a vivere le piazze della propria città, che è la identità, che è la comune visione, il comune sentire che da padre in figlio, per generazione in generazione si è tramandato. Questa è la identità di un popolo che abbiamo il dovere di insegnare. E per poter far vivere le nostre imprese occorre che la Sicilia sia appetibile, sia competitiva, che la politica del credito non sia penalizzante. Non abbiamo più una banca in Sicilia, sono tutte banche del nord che vengono ad aprire sportelli, raccolgono denaro, i nostri risparmi, con interessi assolutamente miseri. Lo stesso risparmio lo vendono alle imprese del nord a 2 punti, a 3 punti ancora più basso rispetto al tasso di interesse che verrebbe applicato se venisse allo sportello qui in Sicilia un nostro imprenditore. In Sicilia c'è il fattore rischio, e quindi lei il denaro lo deve pagare di più. Questo, a questa condizione ha portato l'assenza di una banca siciliana, fatta eccezione per le banche popolari, che sono generose ma, come sapete, non possono fare operazioni di lungo respiro. Ecco, vorremmo una regione che fosse vicina alle imprese, creando infrastrutture con una politica del credito corretta, una pubblica amministrazione che non debba far aspettare un fornitore 2 anni prima di pagargli la fattura, una pubblica amministrazione che sappia incoraggiare la gente che vuole investire e utilizzi razionalmente il denaro che l'Europa ci manda ogni anno, invece di rimandarlo indietro, come ha fatto negli ultimi anni il governo regionale, per mancanza di progetti, per mancanza di capacità progettuale. Noi vorremmo una regione normale che stia accanto alle famiglie, quelle formate da un uomo e da una donna.
Lo dico senza alcuna difficoltà. Noi abbiamo grande rispetto per le unioni di fatto. Noi abbiamo grande rispetto per le persone dello stesso sesso che decidono di convivere, di condividere la loro vita. Nelle nostre liste ci sono rappresentanti delle associazioni gay. Non è assolutamente uno scandalo. Sono scelte di vita verso le quali noi dobbiamo avere grande rispetto. E ho detto a questi ragazzi, nostri candidati, perché il mio avversario, voi capite a chi mi riferisco, era convinto, non ti ho detto di dire il nome, era convinto che fossero loro portatori della garanzia dei diritti civili. I diritti civili vanno garantiti e salvaguardati a tutti, anche a coloro che decidono di condividere la loro vita e vorrebbero essere tutelati, soprattutto nella politica patrimoniale, nella politica legata alle scelte che due persone decidono di fare. Ma per carità, non facciamo mai accostamenti fra i diritti civili, fra le unioni di fatto e la famiglia. Sono due cose assolutamente diverse. La famiglia soltanto può generare figli e può adottare figli. Ogni bimbo ha bisogno di un padre e di una madre, sia detto con grande chiarezza. Noi siamo coalizioni che guardano al rispetto degli altri e nella sfera privata ognuno è libero di fare quello che vuole, ma la famiglia resta il nucleo principale sul quale si costruisce una impalcatura istituzionale, uno Stato, una nazione. È per questo che io credo che la Regione debba stare accanto alle famiglie, a quelle che hanno le culle vuote. In una Italia dove si invecchia sempre di più, per fortuna, dove le aspettative di vita crescono, per fortuna, ma dove ci sono sempre culle vuote, sempre più culle vuote, dove si nasce sempre meno. Ed è il presupposto della decadenza di una società. E allora una Regione che stia accanto alle famiglie significa stare accanto anche alle giovani coppie, che spesso non si possono sposare perché non possono avere una casa e sono costrette a convivere con i genitori. La legge del mutuo sociale, io credo che non sia utopia se noi pensassimo di poterla adottare anche all'Assemblea regionale siciliana per consentire il diritto alla casa anche a quelle coppie, anche a quelle famiglie che hanno un reddito basso e qualche volta anche un reddito discontinuo. Una Regione che stia accanto agli indifesi, una Regione che stia accanto agli anziani, sempre più chiamati ad affollare gli ospizi, una Regione che stia accanto ai vecchi che si sentono ai margini della società, una Regione che stia accanto a chi, dopo aver determinato con la propria vita sacrifici, testimonianza di coerenza, di fede, di civismo, si ritrova a sentirsi un peso. Non è possibile, non è possibile, l'ho detto ovunque, lo ripeto a Marsala, non è possibile condannare alla solitudine un anziano o un vecchio. Non lo può fare il comune, non lo può fare la provincia, non deve farlo la regione e lo Stato. Un uomo diventa vecchio quando ha mille risposte da dare e nessuno gli fa più una domanda. E noi abbiamo il dovere di fare mille domande ai nostri vecchi, che debbono sentirsi protagonisti e orgogliosi. Nella dittatura del presente il vecchio non ha più il prestigio del suo passato, della sua storia personale, del suo radicamento nella società. L'ultima frontiera di un vecchio oggi rimane una domestica, una badante rumena o polacca che possa portarlo a passeggio sotto braccio senza neppure capirne la lingua. Questo è il dramma dei nostri vecchi, in una società che ha dimenticato i valori e che ha insegnato la cultura e la religione brutale dell'edonismo e del materialismo più sfrenato. Una regione che stia accanto agli indifesi, certo che deve farlo. Una regione accanto alle famiglie con i disabili che si sentono sempre più soli e abbandonati, certo che deve farlo. Una regione normale che sappia parlare ai giovani, certo che deve farlo. I giovani, questi giovani.